Il trattamento dei tumori della testa e del collo ricorrenti metastatici si avvale da pochi anni dell'immunoterapia, in particolare di un farmaco, il nivolumab, che in seconda linea nei pazienti con malattia recidivata o refrattaria al platino, questo farmaco ha dimostrato di essere superiore alla chemioterapia standard, garantendo ai pazienti più di 2 mesi di vantaggio in termini di sopravvivenza globale. Vi voglio presentare il caso di un paziente sardo di 76 anni, pesante fumatore, fumava all'incirca 2 pacchetti di sigarette al giorno, affetto inoltre da ipertensione, da cardiopatia ischemica cronica, e in passato aveva avuto anche un infarto del miocardio, diabete mellito, insulino dipendente e bronchite cronica. Un paziente quindi con severe comorbidità, ma apparentemente in ottime condizioni e molto volitivo sulle possibilità di essere curato. Questo paziente, a gennaio del 2017, ha notato la comparsa di una linfadenopatia laterocervicale rapidamente ingravescente. A giugno, sempre del 2017, si è rivolto all'otorino che ha riscontrato sì la linfadenopatia di circa 4 centimetri, ma anche una sospetta neoplasia della laringe eseguendo un esame di fibroscopia. Ha sottoposto il paziente a biopsia e la risposta istologica è stata di carcinoma squamo cellulare P16 negativo. Quindi il paziente a settembre del 2017, sempre, è stato sottoposto ad una PET che ha confermato ad avesse solamente una malattia loco-regionalmente avanzata. Quindi questo paziente è stato sottoposto successivamente a un trattamento, dopo di discussione del caso in sede multidisciplinare, è stato sottoposto a un trattamento che comprendeva la radioterapia e la chemioterapia concomitante, quindi chemioradioterapia concomitante in un'ottica di preservazione d'organo e quindi per risparmiargli la chirurgia demolitiva, in quanto si trattava di uno stadio appunto localmente avanzato, CT2N2B. Il paziente ha fatto tutto il suo trattamento di chemioradioterapia e alla fine del dicembre 2017 è andato incontro ad una risposta completa. Quindi un ottimo risultato, il massimo che si potesse ottenere, ma in realtà a maggio dell'anno successivo, del 2018, nel corso della rivalutazione con esami strumentali, in particolare con la TAC, si è visto che erano comparsi dei noduli metastatici ai polmoni bilateralmente. Il 15 maggio del 2018, quindi, è stato sottoposto ad un ago aspirato del nodulo più grande nel campo medio di destra, e la risposta istologica è stata ancora carcinoma squamo cellulare, e quindi la diagnosi è stata di metastasi di carcinoma squamo cellulare della testa e del collo. Dato che sono passati all'incirca 5 mesi dal trattamento primitivo che comprendeva la radioterapia e il cisplatino ad alte dosi, allora abbiamo pensato di trattare il paziente con il nivolumab, quindi un farmaco perfettamente in indicazione, un immunoterapico che, come ho detto prima, ha dato ottimi risultati in questa categoria di pazienti. E quindi il nostro paziente, a settembre del 2000, a giugno del 2018, ha iniziato il trattamento con il nivolumab alla dose di 240 mg per via endovenosa ogni 2 settimane. Dopo 3 mesi, quindi a settembre, già all'attacco si vedeva una risposta parziale, e dopo altri 6 mesi, quindi ad aprile del 2019, il paziente ha avuto una risposta completa con scomparsa di tutte le lesioni. Quindi un grande risultato, con un prezzo da pagare in termini di tossicità modesto, perché nel corso della terapia il paziente ha avuto un incremento progressivo del TSH, e
e quindi un ipotiroidismo subclinico che abbiamo trattato con la levotiroxina 75 mCg al giorno, ottenendo una normalizzazione dei suoi esami. Al controllo di ottobre del 2019, quindi dopo altri 6 mesi, persisteva la risposta completa. E quindi il paziente è andato avanti per un totale di 54 infusioni di nivolumab, mantenendo la risposta per circa 14 mesi. Quindi un risultato eccellente. Purtroppo, dopo questi 14 mesi, una nuova TAC ha dimostrato che il paziente è andato ancora una volta in progressione. Quindi a questo punto, avendo esaurito le possibilità dell'immunoterapia, che si è comportata così bene, perché con l'immunoterapia la PFS è stata superiore all'anno, il paziente è stato sottoposto successivamente ad una chemioterapia standard e ha ottenuto ancora una volta una buona risposta, tant'è che dopo altri 6 mesi manteneva una stabilità di malattia. Quindi un grande successo legato al fatto che dopo il trattamento primitivo che comprendeva la radioterapia e la chemioterapia concomitante, l'immunoterapia ha impattato in maniera assolutamente significativa e positiva sulla storia clinica di questo paziente.